oggi parliamo di statistiche, e qui già un brivido percorre l'uditorio. In realtà, chiaramente non faremo una lezione di statistica nel senso matematico del termine, perché sarebbe ridicolo parlare di statistica in una lezione. Vorrei illustrarvi qualcosa di semplice, quindi non sarà particolarmente difficile seguire questa lezione, ma io credo molto utile per orientarvi all'interno della statistica. Quanti di voi hanno seguito un corso di statistica formale all'università o altrove? Statistica, che genere? Statistica? Abbiamo fatto un modulo nell'esame di matematica. Ok. Anche tu? Anche voi? Va bene. Quindi avete una buona... un minimo di preparazione di base, diciamo. Nonostante ciò, dalle vostre facce ho l'impressione che la statistica non sia fra le vostre passioni. Bene, proviamo a modificare questo stato di cose. Allora, perché parliamo di statistica in questo corso? Perché è uno strumento importantissimo per fare scienza. E questo, in ambito biomedico, è stato realizzato sorprendentemente tardi. Cioè, in realtà è da poco tempo che si è fatta strada nell'ambito, nell'ambiente scientifico biomedico, l'idea che la statistica sia indispensabile per organizzare, valutare i dati, determinare la fondatezza delle conclusioni e favorire la riproducibilità dei risultati. Questo è illustrato da questo articolo molto famoso uscito nel 2005, in cui questo signore John Ioannidis, un epidemiologo dell'Università della California, spiega perché la maggior parte dei risultati scientifici pubblicati sono falsi, il che può risultare estremamente sorprendente, ma riprende per la prima volta, quantifica in qualche modo un'idea che si stava diffondendo nella comunità scientifica, e cioè che molti risultati scientifici, in buona o in mala fede, in realtà fossero difficili da riprodurre se non completamente sbagliati. L'argomentazione che Ioannidis offre è di tipo statistico fa anche un'altra serie di considerazioni su, diciamo, la sociologia della scienza, sui motivi che sottendono a questa relativa, per carità, inaffidabilità dei risultati scientifici, ma certo questo articolo fece molto scalpore, determinò un grande dibattito che è in corso tutt'oggi e che, fra le altre cose, giunge alla conclusione, questo dibattito, questo movimento all'interno della comunità scientifica, giunge alla conclusione che c'è bisogno di molta più statistica nell'indagine scientifica. Questo, se volete, è ulteriormente suffragato da quest'altro lavoro uscito nel 2015, in cui si è fatto un esercizio piuttosto complesso per stimare la riproducibilità dei risultati in psicologia. Che cosa hanno fatto gli autori di questo lavoro, che sono tanti? Hanno preso 100 lavori, 100 risultati in psicologia, pubblicati sulle 3 riviste maggiori del settore, quindi diciamo risultati che presumibilmente erano fra i migliori in ambito psicologico. Sono stati scelti anche per essere relativamente facili da riprodurre, cioè non lavori sofisticati che richiedevano tecniche molto delicate, che potevano essere suscettibili di una serie di errori, di difficoltà di riproduzione, non legate alla intrinseca verità dei risultati raggiunti, ma semplicemente alla difficoltà di riprodurre la tecnica con cui questi risultati erano stati ottenuti. Di più, questi risultati, questi 100 lavori, nella loro conclusione principale, sono stati sottoposti a un tentativo di riproduzione, cioè nei laboratori delle persone che hanno preso parte
a questo esercizio, si è tentato di riprodurre i risultati pubblicati. E questo con l'aiuto degli autori originali, questo per limitare al massimo la possibilità che semplicemente trasportando da certe mani ad altre tecniche apparentemente semplici, ma poi in effetti caratterizzate da una sottile difficoltà di produzione, si potessero avere dei risultati falsamente negativi. Bene, nonostante tutte queste precauzioni, nonostante il campione scelto fosse intenzionalmente deviato verso quella che era la presumibile parte migliore dei lavori in psicologia, il risultato è stato questo. Di 100 lavori pubblicati, solo 39 sono stati effettivamente riprodotti, quindi la larga maggioranza non è stata riprodotta, neppure col concorso degli autori che avevano originariamente pubblicato. Fra questi 39, solo uno è stato riprodotto con un effetto delle stesse dimensioni pubblicate. In altre parole, in molti casi, i lavori, quasi totalità dei casi, i lavori pubblicati esageravano l'effetto riportato. Questo ha scatenato ovviamente una risposta molto forte in ambito psicologico, che però non è stata negativa. Cioè effettivamente la comunità degli psicologi ha preso atto di questa realtà. Sì, certo, qualcuno ha protestato, qualcuno ha legittimamente mostrato anche i limiti di questo esercizio, però è anche abbastanza difficile opporsi a un risultato netto come questo. Ed è stata fatta un serio esame di coscienza, che non si limita all'ambito della psicologia, ma come dicevo, a tutte le scienze biomediche, le quali sono da sempre considerate un po' più soft, un po' meno ancorate ai dati di quanto non siano le cosiddette scienze hard, le scienze dure, come la fisica, la chimica e via dicendo. Tanto per fare un esempio in ambito biologico, ecco quello che vedete qui sono dei Western blot, e in qualche modo questa immagine suggerisce quello che era, ne abbiamo già parlato, il tipico modo di valutare un Western blot fino a pochissimo tempo fa e in parte a tutt'oggi. Si fa un Western blot, lo si mette contro una finestra o contro una luce e a occhio si stima la densità delle bande. Si dice, beh, queste bande sono piuttosto simili fra loro, quasi uguali, qui c'è una forte diminuzione rispetto a questa, qui invece la banda riaumenta di intensità e così via. E questo è tutto. Cioè molto spesso il blot viene fotografato, la fotografia è riportata sul lavoro pubblicato e questa è tutta l'evidenza che viene fornita. Quindi siamo di fronte soltanto a una valutazione semi-quantitativa del risultato, l'abbiamo visto in una passata lezione. L'esperimento molto spesso viene fatto una sola volta, quindi non c'è alcun modo di valutare quale eventuale errore sia insito in questi dati. E su questo tipo di evidenza si basano le conclusioni del lavoro TRAE. Come potete capire, un procedimento di questo genere è molto prono ad errore, anche nella più perfetta buona fede degli autori. Succede molto spesso di ripetere un blot e questo viene un po' diverso dal precedente, talora in maniera significativa, cioè in maniera tale che le conclusioni che se ne possono trarre sono diverse da quelle del primo blot. Perché? Perché ne abbiamo parlato, c'è una variabilità negli esperimenti, c'è una variabilità nei dati, anche nelle misurazioni, e di questa variabilità bisogna tener conto, non la si può ignorare, altrimenti le conclusioni possono essere grossolanamente falsate. Abbiamo anche detto che c'è un più o meno inconsapevole tentativo dell'autore di spingere i dati nella direzione desiderata, quindi magari di escludere fra tanti dati uno che farebbe crollare la media o che altererebbe la conclusione principale, ma no, questo sarà un errore, via, lo eliminiamo, vedete gli altri come si mettono bene insieme, come danno proprio il risultato che volevo ottenere. Come si fa a evitare questo? Beh, c'è tutta una serie di procedure che i ricercatori dovrebbero osservare, ne abbiamo parlato in parte, ne parleremo ancora. C'è anche bisogno di molto uso della statistica. Eccola qua, la statistica, terribile a vedersi.
Ma per fortuna al giorno d'oggi la statistica non si fa più così. Nessuno, neppure gli statistici, fa più i calcoli a mano. La statistica si fa col computer. Quindi in realtà voi che della statistica farete, la maggior parte di voi, un uso di base, un uso non sofisticato, un uso non professionale nel senso statistico del termine, farete un uso professionale nell'ambito della vostra professione, ma siccome non siete statistici non farete un uso della statistica professionale, potrete perfino ignorare completamente formule come queste. Tutto quello che dovrete fare ve lo dirò nel corso di questa lezione e non sarà particolarmente difficile. Ecco, il senso di questa lezione è cercare di orientarvi nella statistica, di dimostrarvi che c'è un numero limitato di cose che dovreste sapere, un numero limitato di concetti che dovreste afferrare bene e con questi dovreste essere in grado di gestire le esigenze quotidiane di statistica. Poi naturalmente ci sarà chi avrà bisogno di applicazioni molto più complesse, sofisticate, delicate della statistica, beh allora bisognerà rivolgersi a uno statistico professionista, meglio ancora a un biostatistico, cioè una persona che si è specializzata proprio nel ramo della statistica che si occupa delle scienze biomediche. Ma per fare questo non si può andare dallo statistico parlando in cinese e aspettandosi che lui ci risponda in italiano. Dovete avere un linguaggio adeguato, dovete sapere cosa vi state chiedendo, dovete capire le risposte che vi sta dando. Occorre un linguaggio comune. Per questo è necessaria una comprensione di base della statistica. Statistica che naturalmente, nella sua piena accezione, è un'intera branca del sapere, c'è una laurea in statistica che è distinta dalla laurea in matematica, come sapete. Quindi certamente non parleremo di tutta la statistica oggi, certamente non si pretende che voi conosciate la statistica, l'intera statistica. Quello che importa sapere è qual è la mappa della statistica, da che cosa è costituita la statistica, quali sono le cognizioni di base per poterla utilizzare a un livello sufficiente per le vostre necessità. Bene, allora cominciamo da un semplicissimo schema, che è questo, che dice che la statistica si divide in due branche fondamentali, statistica descrittiva e statistica inferenziale. Una bipartizione penso che la possiamo ricordare tutti a memoria senza particolari papelli. Di che cosa si tratta? Vediamo prima la statistica descrittiva. La statistica descrittiva si occupa di sintetizzare un insieme più o meno complesso di dati e di descriverne con appropriati indici la posizione. La posizione, diciamo, su un diagramma cartesiano, e questa viene descritta la media, mediana, moda, eccetera. La distribuzione, deviazione standard, varianza, intervallo interquartile, eccetera. E la forma di questi dati, cioè la forma della distribuzione dei dati, che è descritta da cose, da indici come la simmetria, la cortosi, eccetera, e altre caratteristiche ancora. Vediamo qualcuno di questi elementi, sono tutti elementi che possono essere calcolati, di nuovo non avete bisogno di sapere le formule, dovete sapere che cos'è una media, che cos'è una mediana, che cos'è la simmetria, che cos'è un intervallo interquartile, ma questi sono concetti che potete acquisire molto molto facilmente. Inizialmente possono essere appena un po' ostici, ma alla fine sono perfettamente alla portata dell'intuito. Ecco, vediamo qui due distribuzioni di dati in violetto. Abbiamo questa serie di dati che disegna una curva piuttosto simmetrica e quest'altra serie di dati che invece disegna una curva decisamente asimmetrica. E vedete che sono segnati alcuni indici di queste due curve, di questi due insiemi di dati. Nella curva relativamente simmetrica, anche se non completamente, la moda, la mediana e la media sono molto simili l'una all'altra. Nella
curva asimmetrica, invece la media si trova qui, la moda si trova qui. La mediana è qui, corrisponde, si vede appena, corrisponde a quella di un'altra. Bene, avete tutti chiaro il concetto di moda, mediana, media? Allora, cominciamo da quello di media, che lo conosciamo tutti, ne sono certo. Definizione di media, così leviamo di torno questo piccolissimo problema. È la somma di tutti i valori fratto 2, fratto il numero di valori. Esatto. Un pochino più difficile, la mediana. Che cos'è la mediana? Qui già non mi aspetto che tutti ricordino esattamente cos'è la mediana. È il valore in mezzo di tutti i valori messi in ordine crescente. Benissimo, il valore mediano, per l'appunto, di tutti i dati messi in ordine crescente o decrescente, ordinati in funzione delle dimensioni. E la moda? Il valore più frequente. Il valore più frequente, relativamente più frequente, non c'è bisogno che sia una maggioranza assoluta dei valori, deve essere soltanto il gruppo di valori relativamente più frequente fra tutti quei dati. Benissimo. Allora vedete come si comportano questi indici. Quando la distribuzione è più o meno simmetrica, come dicevamo, i tre indici tendono a coincidere. Quando la distribuzione è molto asimmetrica, vedete che la media va a finire qua giù. Perché? Perché questi dati, che sono sì una minoranza, sono però molto più pesanti, molto più alti come valore della maggioranza degli altri. Quindi la media si sposta fortemente nella loro direzione. Non così la moda, perché i dati più abbondanti si trovano in questa regione qui. E quindi la moda si trova nel picco di questa curva, esattamente come si trova qui. La stessa cosa possiamo dire della mediana. Vedete, le due mediane coincidono. Perché? Perché accade che in queste due distribuzioni il valore mediano sia sempre sull'unità. Quindi, a prescindere dalle dimensioni della curva, le mediane coincidono. A prescindere dalla forma della curva, scusa. Bene, questo per quel che riguarda, cioè abbiamo detto, essere la posizione dei dati. Che cosa possiamo dire della distribuzione, che in parte abbiamo già affrontato? Sapete che c'è una distribuzione caratteristica molto importante in statistica, che è la distribuzione a campana o gaussiana, la norma di Gauss, naturalmente quella descritta, e che rappresenta il fatto che i dati siano distribuiti casualmente a destra e a sinistra della media dei dati stessi, con una probabilità che va a decrescere man mano che ci si allontana dalla media stessa. In altre parole, se questo insieme di dati qui, che non sappiamo che cosa rappresenta, fosse per esempio la misura del peso di un oggetto, se noi ripetiamo più volte la misura, la misurazione, otteniamo una serie di misure che tenderanno a essere vicine fra loro. Qualche volta commetteremo degli errori significativi, allora magari la misura si collocherà significativamente sotto o sopra la media, la maggior parte dei casi invece sarà in vicinanza della media. Qualche volta commetteremo un errore grossolano, sarà molto raro naturalmente, però qualche volta un dato potrà portarsi molto all'estremo della curva, ma saranno eventi infrequenti, tant'è vero che sull'asse delle ordinate, dove viene rappresentata appunto la frequenza di questi eventi, il punto viene si trova molto molto in basso, in prossimità dello zero. Ecco, questa è la distribuzione gaussiana. Questa distribuzione, oltre a consentire tutta una serie di operazioni, di ragionamenti, ha una serie di caratteristiche che vale la pena riconoscere. Sapete... Mi scusi.
Ok. Ah, scusi ancora, mi dispiace. Succede. Allora, alcune delle caratteristiche della distribuzione gaussiana sono utilmente ricavate dall'uso di un altro indice, che è un indice di distribuzione, che è la deviazione standard. Chi si ricorda cos'è la deviazione standard? Questa è difficile, La radice è giusta, ma è un dettaglio tecnico. Non è importante ai fini del capire cos'è la deviazione standard. La radice è un dettaglio tecnico, che poi vi dico a cosa serve la radice quadrata. Quanto si discosta il valore da zero? È giusto, dalla media, esattamente. Allora, è la media delle distanze, dei vari valori che costituiscono l'insieme dei nostri dati, dalla media dei valori. La radice a che cosa serve? È perché le distanze vengono usate al quadrato e poi si estrae la radice quadrata. Il motivo è banalissimo, e cioè avere alla fine una deviazione standard che sia sempre positiva. Se noi deviamo al quadrato qualcosa, quello è sempre positivo, la radice quadrata poi sarà più o meno deviazione standard. Allora, la relazione della deviazione standard con la distribuzione gaussiana è questa, che il 68,2% dei dati si trova a più o meno una deviazione standard dalla media. Il 95,4% dei dati si trova a più o meno due deviazioni standard, la deviazione standard, come sapete, è rappresentata da sigma, più o meno due deviazioni standard dalla media, e via dicendo. Cioè c'è sempre una proporzione definita dei dati che si trova a n deviazioni standard dalla media. Può essere utile anche sapere che il 95% dei dati si trova a 1,96 deviazioni standard dalla media, che però sostanzialmente è molto simile a questo, quindi non è importante ritenerlo a memoria. Quello che conta è sapere che questa curva ha delle proprietà importanti, alcune delle quali appunto abbiamo appena menzionato, che poi sono utili nel valutare i dati che vengono distribuiti in questo modo. Oh, qui siamo nell'ambito della statistica descrittiva. Uno dei compiti importanti della statistica descrittiva, anzi il compito della statistica descrittiva, è quello di rappresentare i dati in maniera sintetica. Ecco, appunto, quando diciamo che la media dei nostri dati è 0, in questo caso, stiamo con un unico indice, un unico valore, lo 0, stiamo dando una sintesi dei nostri dati. Qui magari abbiamo centinaia di osservazioni, però possiamo comunicarle a un interlocutore dicendo la media delle mie osservazioni è 0. E questo per lui ha un significato preciso e mi dispensa dal dargli una grande quantità di dati che lui probabilmente non saprebbe neppure gestire, perché bisogna spiegargli come sono stati generati, come sono distribuiti, come sono tabulati, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque a colpo d'occhio non riuscirebbe a valutarli. Io invece posso semplicemente dire la mia media è 0, la mia distribuzione è gaussiana. Se sono in grado di dire questo, lui può sostanzialmente riprodurre i miei dati quasi completamente. Quindi in effetti il compito principale della statistica descrittiva è riassumere i dati. Per esempio, questa è una parte di una tabella presa di peso dal computer di una mia collaboratrice, ed è una tabella che si usa per valutare risultati di real-time PCR. Una serie di colonne, di numeri, di cifre, di calcoli. Se uno sa come è fatta questa tabella, sa dove andare a guardare, sa che per esempio questi numeri qui
evidenziati sono quelli particolarmente interessanti ai fini di stabilire qual è il risultato della realtà in PCA. Tenete presente che l'originale di questa tabella è circa 3 volte più lungo, quindi una mole di dati piuttosto grande, però certo una tabella di questo genere non ci dà un facile accesso ai risultati. Alla fine, se voi doveste dire ma quale gene varia in che direzione a seconda del trattamento, beh, dovreste pensare molto su questa tabella. Guardate invece che cosa succede quando trasformiamo tutta questa tabella in una semplice tabellina in cui riportiamo soltanto la media, in questo caso. Abbiamo una serie di medie che molto più facilmente possono essere valutate a occhio. Anche così però, una tabellina tutto sommato non complessa, stiamo parlando di 4, 7 per 3, 21 numeri, vedere tutte le relazioni fra queste quantità è complicato. Cioè se voi state, ricordate che questa è una realtà in PCA, quindi stiamo parlando di espressione genica, e voi dovete dire, qui c'è una certa condizione, alla quarta posizione ho 339, che è più piccolo di 558, che però è la quinta posizione di quest'altra condizione, che però non somiglia a quest'altra. Rapidamente li perdete tra i numeri, comunque non riuscite a fare un ragionamento complessivo agilmente. In altre parole, siete più distratti dal ragionare sul fatto che questo numero è una volta e mezzo quest'altro, piuttosto che pensare al reale significato biologico di questi dati, che poi è quello che vi interessa. Guardate invece come questi stessi dati possono essere riportati su grafici. I grafici sono parte integrale della statistica descrittiva. Ecco, vedete, questi valori sono riportati su questi grafici, vedete il trattamento, non ci interessa sapere cos'è, DL520 ci dà questi 7 valori, il trattamento DL520 più RIF1 ci dà quest'altra serie di 7 valori e così via. Vedete che a colpo d'occhio è immediatamente facile confrontare questo con questo, potete fare tutti i confronti che volete, potete altrettanto bene fare i confronti fra questo trattamento e quest'altro trattamento, si tratta di due trattamenti diversi dello stesso sistema sperimentale, e vedete immediatamente che qui queste colonne rosse sono più basse di queste e così via. Con una sola occhiata avete il vostro sistema biologico interamente sotto controllo. Questo vi consente di astrarvi dai dati, di astrarvi dalla numerologia e ragionare sul significato biologico. Questo è un grosso risultato ottenuto grazie alla statistica descrittiva. Che però naturalmente bisogna saper maneggiare, perché come vi mostrerò fra poco, con i grafici si possono commettere errori madornali. Andiamo avanti però con gli indici di statistica descrittiva. Qui ho preso da internet una tabella di dati che rappresenta la superficie e la densità di popolazione. Questo, ci sono altri numeri, ma questi sono quelli su cui mi sono soffermato: superficie e densità di popolazione di abitanti per chilometro quadrato delle province, delle città metropolitane italiane. E ho fatto delle semplici operazioni. Ho calcolato prima di tutto la media. La superficie è 2800, la superficie media è 2873 km2. Vediamo qual è la mediana. 2473 km2, piuttosto simile alla media di noi. Quindi per quello che abbiamo detto, che cosa deduciamo da questi due indici? Potrebbe essere una distribuzione. Che la distribuzione è sufficiente, come mimava il vostro collega, è sufficientemente simmetrica. La media e la mediana sono vicine fra loro. Sappiamo anche qual è la media, quindi abbiamo un'idea di qual è la tipica dimensione di una regione, sappiamo che poi le altre si distribuiscono più o meno uniformemente a destra e a sinistra, questo ci dà una buona rappresentazione, certo non ci consente di ricostruire la cartina d'Italia, ma ci dà una buona rappresentazione di una parte della realtà. Vediamo adesso la densità di popolazione. La media è 270,4 abitanti per chilometro quadrato.
la mediana è 176 abitanti per chilometro quadrato. Che cosa ci suggerisce questo? Intanto una cosa ovvia, che è l'opposto di quello che ha detto lui prima, è la simmetria. C'è la distribuzione asimmetrica, d'accordo. E in che senso è asimmetrica? La maggior parte dei dati rispetto alla media si trova a destra o a sinistra? Lei dice a sinistra? Sinistra? Sinistra, c'è un buon accordo, effettivamente si trova a sinistra, cioè essendo la mediana spostata più piccola della media, è chiaro che la maggior parte dei dati si trova dalla parte, è più piccola della media stessa e quindi si trova a sinistra. Bene. Infatti, questa è la rappresentazione della superficie delle province. Vedete che messe in ordine, questa superficie aumenta in maniera piuttosto regolare, tranne sì qualcuna delle ultime che spicca un po' rispetto al profilo generale di questo andamento, tuttavia la distribuzione è sufficientemente regolare. Tra parentesi, chi mi sa dire qual è la mediana di queste superfici? Sì, esatto. Cioè qui abbiamo 107 valori, la mediana è la media fra 53 e 54. Siccome i valori sono pari, non c'è un valore che sia mediano appunto tra gli altri, facciamo la media dei due che sono 5. Quindi la mediana sarà grosso modo, ma poco più di 2000 km per. Vediamo la distribuzione dei dati di densità di popolazione. Oh no, scusate, questa è una rappresentazione sintetica di questa distribuzione. Questa distribuzione è un modo di rappresentare la superficie delle varie province. È un po' lunga, se le province invece di essere un centinaio fossero 2500, beh, sarebbe un bel grafico da guardare. Possiamo riassumere questi dati in altro modo, con un diagramma cosiddetto a box and whiskers, cioè a scatola e baffi. Chi conosce questo grafico? Nessuno l'ha mai visto? L'avete visto? Sì, ma sapete che cosa significa è un altro discorso. È piuttosto semplice, una volta che si sia capito come funziona, rivela molti dati molte caratteristiche di una distribuzione di dati. Allora, questo grafico si riferisce alla distribuzione in quartili. Cosa sono i quartili? Sono i quarti dell'insieme di dati, sempre ordinati in ordine crescente. Allora, il primo quarto di 107 dati è circa 27, approssimiamo. Ecco, i primi 27 dati si trovano fra questo e questo punto. I successivi 27 dati, arriviamo a circa 52, si trovano fra questo e questo punto. Ovviamente su quest'asse che indica la dimensione in chilometri quadrati. I successivi 27 dati ancora, quindi fra 54 e 79, si trovano fra questo e questo punto. E questi sono gli ultimi 27. Qui vediamo la mediana dei dati. Ecco, quindi in un colpo solo questo grafico dimostra la mediana, la distribuzione in quartili e anche la distribuzione complessiva. Da questo grafico vedete che la distribuzione è sufficientemente simmetrica, abbastanza uniforme, con un lieve eccesso di superficie nelle ultime regioni della distribuzione, nelle ultime province della distribuzione. Vediamo invece adesso i dati relativi alla densità di popolazione per chilometro quadrato. Ecco, vedete, qui abbiamo sì una gran parte dei dati che crescono, dicevo, in modo sufficientemente uniforme, poi abbiamo invece le province che hanno un'impennata nettissima verso alto. Questo determina una forte asimmetria della distribuzione dei dati che è rispecchiata nel corrispondente diagramma Box and Whiskers.
vedete, il 75% dei dati, i tre quarti, i primi tre quarti, 25, 50 e 75% dei dati, sono tutti schiacciati verso la sinistra. Sono solo gli ultimi 25 dati, 27 dati, e in realtà anche di meno, che si trovano in questa porzione destra. Quindi questo grafico dice immediatamente che la distribuzione è molto asimmetrica. C'è da notare che il diagramma Box and Whiskers, la scatola e baffi, riconosce delle variazioni, cioè non viene sempre fatto nello stesso modo. A volte i baffi non rappresentano il primo e il quarto quartile, ma il doppio dell'intervallo interquartile. Insomma, bisogna sapere esattamente come è stato costruito il grafico per utilizzarlo, per leggerlo. E succede molto spesso, lo vedo spessissimo nei lavori scientifici, che viene usato questo tipo di grafico senza spiegare come è stato costruito, il che dà una certa ambiguità. Ma se sapete come è stato fatto, questo grafico vi dà moltissime informazioni, molte informazioni, con un semplice colpo d'occhio. Ma i grafici in statistica sono tantissimi, avete visto ogni tipo di grafico naturalmente. Vediamo solo qualche esempio per capire come ci sia il grafico giusto per ogni genere di rappresentazione che vi interessi produrre, e che dovete di volta in volta ragionare su quale sia il grafico migliore per convogliare l'informazione che vi interessa. Tenete presente questo, che sintetizzare dei dati in indici, in medie, in mediane, in deviazioni standard, in grafici, comporta sempre una perdita di informazione. In altre parole, sì, è vero che voi comunicate al vostro interlocutore o a voi stessi, se siete voi che state sintetizzando per voi stessi i dati in un grafico, in un indice, è vero che comunicate questi dati in maniera sintetica, è anche vero che li sfrondate di tante informazioni che i dati originali contenevano. In altre parole, se io non mostro il grafico sopra, ma solo quello a scatola e baffi, ho una buona idea della distribuzione dei dati, ma certamente non una così dettagliata come mi ha mostrato il grafico sopra. Questo grafico magari mi è più utile per ragionare in termini generali, non mi interessa avere il dettaglio delle singole province, ma se mi interessasse in questo grafico l'avrei perso. Quindi dobbiamo stare attenti a quali indici, quali grafici utilizziamo, in modo che sia ritenuto il massimo dell'informazione rilevante rispetto a quello che volete comunicare. Vediamo un esempio molto semplice, ma credo abbastanza illustrativo. Allora, immaginiamo di avere una serie di dati, serie molto semplici, dati da 1 a 7, sono semplicemente numerati, e questi sono i valori dei dati. Cosa sono? Non lo diciamo per il momento. Notiamo che possiamo rappresentare questi dati con un diagramma a istogrammi. Ecco qua. Ogni dato è riportato rispetto alla sua posizione, 1, 3, 4, 5, 6, 7, e il valore lo si legge sull'asse delle ordinate ed è dato dalla sommità dell'istogramma. Vedete che in questo modo, un po' come nei grafici analoghi che vi ho mostrato prima, è molto semplice raffrontare i dati fra loro. È molto facile vedere quale è il più grande, quale è il più piccolo, in che relazione approssimativa stanno fra loro e così via. Qual è l'informazione che si perde qui? Molto poca. Quello che si perde è il dettaglio numerico esatto. Questo valore è circa 175, ma non sapete dire esattamente se 176, 173. In effetti è 177, quindi a occhio questo dettaglio è perso. In qualche variante questo grafico può riportare il valore esatto sulla sommità degli istogrammi, in modo che questa informazione non venga persa. Ma in questo caso diciamo che effettivamente il grafico rappresenta molto bene i dati di origine. Questo grafico è molto utile se per esempio i dati si riferiscono a trattamenti diversi di uno stesso sistema sperimentale. Allora, io ho trattato il mio campione nel modo 1, nel modo 2, nel modo 3, nel modo 4, nel modo 5, nel modo 6, magari il mio 7 e il controllo non trattato, e vedo quale trattamento mi dà l'effetto maggiore, qualunque cosa sia questo effetto. D'accordo? Questo è molto intuitivo.
Supponiamo invece che questi dati si riferiscano all'andamento nel tempo di una stessa variabile, cioè che l'oggetto che sto osservando sia sempre lo stesso e che la variabile che mi interessa invece varia nel tempo. Probabilmente la rappresenterò così. Questo è uno scatter plot o diagramma a distribuzione di dati in cui ciascun dato è rappresentato da un punto, ma i punti sono uniti fra loro da rette, da segmenti, anzi, da segmenti di retta, che formano un disegno, che aiutano l'occhio ad avere una rappresentazione dell'andamento temporale del fenomeno che state esaminando. Vedete, allora, supponiamo che queste siano ore, allora 1 la variabile è bassa, poi sale progressivamente fino all'ora 3, poi scende bruscamente a 4 e poi grosso modo si stabilizza tra le 4 e le 7 ore. Ancora può darsi che questi dati invece rappresentino la totalità di una popolazione, che ciascuna parte di questa popolazione abbia un caratteristico valore del dato. Allora può interessarmi sapere quale frazione della popolazione totale possiede un determinato valore. Allora può essere utile il diagramma cosiddetto a torta, in cui voi a colpo d'occhio potete stimare quali valori assuma nelle varie proporzioni della popolazione il dato che vi interessa. E quindi vediamo facilmente che il valore 2 e 3 è rappresentato sono rappresentati nell'insieme in circa la metà della popolazione, mentre il valore 5 è quello minoritario fra tutti, e via dicendo. Quindi i dati possono essere rappresentati in vario modo e la rappresentazione deve essere adeguata rispetto al tipo di dato e all'informazione che volete evidenziare. I dati e i grafici devono essere associati in modo appropriato. Con i grafici potete ingannare gli altri e potete anche ingannare voi stessi. Questo è un altro esempio che viene dal mio laboratorio. Non molto tempo fa una mia collaboratrice è venuta da me dicendo: guarda, è successa una cosa disastrosa. Ti ricordi il primo esperimento di questo tipo in cui i dati erano tutti molto simili fra loro? Bene, ho rifatto l'esperimento e adesso guarda quanto sono diversi. Io ho dato un'occhiata al grafico e ho detto: tranquillizzati, ma le cose non vanno così male. Spiegatemi perché. Oh, barra di errore? No, non è quello l'elemento principale. Perché ad esempio il primo rettangolo, il primo istogramma differisce dal secondo di soltanto circa il 3 per 1000 del valore, diciamo il 30%, cioè di un terzo. Scusami. Sì, ok, sei sulla strada giusta. Allora, cosa ha osservato il vostro collega? Ha guardato cos'è l'asse delle ordinate. Quello che voi dovreste fare, e che non avete fatto, tranne lei che l'ha fatto solo per caso, è avreste dovuto inclinare la testa, anzi, in questo modo. Cioè avreste dovuto leggere che cosa c'è sull'asse delle ordinate. In questo caso non è indifferente. Guardate cosa dice qui la leggenda dell'asse delle ordinate. Dice fold increase, spiegazione sotto in italiano, cioè l'aumento rispetto all'unità. Dato una situazione basale che è 1, la situazione denominata D1 è 1,008.
La situazione di 2 è 1,005 approssimativamente, quest'altra è 1,009 neppure, e via dicendo, cioè siamo vicinissimi all'unità. La mia collaboratrice aveva ingannato se stessa non tenendo conto della scala sull'asse delle ordinate. Questo diagramma è fatto da Excel. Se voi date una serie di dati Excel e dite fammi un diagramma a istogrammi, lui ve lo produce in maniera pressoché istantanea e dà la scala delle ordinate necessarie a contenere tutti i dati. Ora, questi dati erano tutti molto vicini fra loro, talché la scala delle ordinate è enormemente espansa e artificialmente aumenta, artificialmente, attenzione, cosa significa? Che a colpo d'occhio vi dà l'impressione che queste differenze siano molto grandi e invece sono infinitesime. Proprio perché tutti i dati sono molto vicini fra loro, Excel riesce a inserirli in un intervallo molto molto piccolo, che diventa grande così quando lui traccia il diagramma. L'unità in questo caso c'è, cioè, quale? L'unità qui non è rappresentata, è 1. Ah, 1. Immaginati che in realtà questa è la situazione vera, che ci sia un controllo che per definizione, diciamo, il controllo, il non trattato è 1. I trattamenti producono invece 1,008, 1,005 e così via. Quindi i trattamenti sono sostanzialmente ininfluenti rispetto al nostro sistema sperimentale o hanno un effetto assolutamente trascurabile. Tuttavia appunto queste differenze vengono massimizzate da un grafico mal fatto, fatto in modo automatico da Excel senza tener conto della realtà a cui il grafico si riferisce. Ora, questo è stato un incidente di percorso, tranquillizzata la mia collaboratrice, abbiamo proseguito felicemente. Voi però potreste anche sfruttare i grafici intenzionalmente per ingannare l'osservatore, per comunicare un risultato falso, o meglio, non un risultato falso, nulla di cui vi si possa accusare di frode, ma dare comunque un'impressione falsa. Ora, non vi racconto trucchi che è bene che ignoriate, ma vi faccio vedere un esempio per mostrarvi come, ve lo faccio vedere perché adesso è bandito dalla maggior parte delle riviste scientifiche, cioè il grafico che sto per mostrarvi non lo potete presentare a una rivista perché vi dice no, questo non va bene, rifallo. Guardate questo grafico, qui abbiamo di nuovo un controllo che dà un valore molto basso nel grafico e poi una serie di fattori con cui viene trattato il medesimo sistema sperimentale, fattore 1, fattore 2, fattore 3, e vedete, ciascuno di questi determina un effetto importante sul sistema sperimentale. Ecco, un tempo era, talvolta anche oggi, non proprio tutte le riviste hanno messo al bando questo tipo di rappresentazione, un tempo era molto frequente rappresentare le cose in questo modo. Dov'è il punto? Sempre sulle ordinate. Sempre sulle ordinate. Non parte dallo zero. Non parte dallo zero. Questo grafico fa quello che il precedente faceva senza volontà dell'autore. Questo invece lo fa intenzionalmente. Cosa fa? Taglia le ordinate subito al di sotto del controllo. In questo modo le differenze vengono massimizzate. Se invece correttamente portassimo le ordinate a zero, questo sarebbe il risultato. Questi due grafici rappresentano la stessa cosa, gli stessi valori. E non si può dire che questo sia falso, ma vedete che psicologicamente questo vi dà l'impressione di enormi differenze. E questo vi dice che sostanzialmente tutti i campioni hanno praticamente lo stesso valore, il che vi viene confermato anche a occhio dalle barre di errore. Poi se volete potete fare dei test statistici per verificare se le differenze sono o non sono significative, a occhio e croce direi di no. Vedete quindi che con la statistica si può ingannare e molto spesso si inganna. Non dovete, quando vedete una statistica, quando leggete una statistica su una rivista scientifica o su un giornale o su qualunque altra cosa, chiedetevi come è fatta.
leggete con attenzione la descrizione di quello che vi viene offerto. Cercate di capire esattamente come il grafico è stato costruito, cosa rappresentano i dati, se i dati sono numerici, perché i dettagli sono estremamente importanti per comprendere cosa vi stanno dicendo i dati o cosa sta cercando di propinarvi l'autore in maniera più o meno surrettizia. Tutto questo ha portato Mark Twain, c'è un altro esempio che volevo mostrarvi. Di nuovo, si tratta di una sola serie di dati che può essere letta in vari modi. Allora, guardate questa affermazione. Il reddito pro capita in dollari, questo è un esempio che ho preso di peso da internet, quindi è espresso in dollari. Il reddito pro capita in dollari nel quartiere è di A, 150.000 dollari, B, 35.000 dollari, C, 10.000 dollari. Sono tutte affermazioni vere. Com'è possibile? Cosa immaginate che sia il reddito pro capite a cui si riferisce questa affermazione? Voglio dire una cosa? No, non è il reddito medio pro capite, quindi sono dei singoli. Dei singoli no, allora l'affermazione sarebbe falsa. Se prendessi un singolo e dicessi questo è il reddito pro capite. Tre singoli dico in questo caso. No, non sono tre singoli perché di nuovo l'affermazione sarebbe falsa. Queste invece sono tre affermazioni vere, ancorché diverse tra loro, inevitabilmente. Forse non c'è scritto se è per mese, per anno. No, è per anno. No, è vero, non c'è scritto, però l'osservazione è giusta, tu potresti sospettare che lì sia l'inganno. Periodi diversi. Vi aiuto. Le tre affermazioni si riferiscono a tre differenti indici, che potrebbero essere, ne abbiamo già parlato. Prima di tutto, qual è l'indice che voi usereste per esprimere il reddito pro capite di un quartiere? Media. La media del reddito pro capite di ciascuno degli abitanti. E in effetti in uno di questi casi è stata usata la media, ma negli altri è stata usata la mediana o la moda. Allora, vedete come è strutturata la popolazione di questo quartiere. C'è una ricona, una celebrità che guadagna più di 4 milioni e mezzo di dollari all'anno, si trova ovviamente nel posto migliore del quartiere, su una collina che guarda il mare. Poi c'è una serie di professionisti che hanno un rispettabilissimo reddito di 150.000 dollari l'anno. Poi c'è una serie di persone ordinarie, 14 persone che guadagnano 50.000 dollari l'anno. Poi c'è un poveretto che guadagna 35.000. E poi ci sono dei veri e propri poveri che hanno un reddito di 10.000 dollari l'anno. Ora vedete, facendo dei piccoli calcoli, vi rendete subito conto che la media si colloca a 150.000 dollari. Perché? Perché nonostante la maggior parte degli abitanti guadagni meno di 150.000 dollari, questo grosso peso da questa parte sposta fortemente la media, cioè in altre parole si tratta di una distribuzione molto asimmetrica. Se invece voi comunicate la mediana si colloca sui 35.000 dollari. Se invece voi considerate la moda, allora la moda è 10.000 dollari. La mediana è esattamente questa, allora. 14 più 5 più 1 fa 20 e questi sono altri 20, quindi questo è il valore centrale della distribuzione. Che vuol dire? Che voi potete utilizzare la statistica per fare affermazioni vere e corrette, nessuno potrà accusarvi di falso, ma che potete piegare ai vostri intendimenti. Se volete dimostrare che la povertà è diffusa, usate la moda. Se volete dimostrare che la popolazione prospera, usate la media. E tutto va bene. Perché, come dicevo, Mark Twain, citando Disraeli, il primo ministro inglese dell'epoca, una volta disse: ci sono tre tipi di bugie. Le bugie.
le maledette bugie e le statistiche. È il famoso pollo di Trilussa, per cui tu mangi un pollo, io non mangio nulla e viene fuori che ne abbiamo mangiato metà per uno. Le statistiche devono essere usate innanzitutto in maniera coscienziosa e poi sapendo che cosa si sta facendo. Non bisogna usarle per ingannare e anche nella migliore buona fede bisogna sapere che certe operazioni deprivano di una parte dell'espressività dei risultati e quindi vanno compiute sapendo quale sarà il tipo di messaggio che voi comunicate a chi guarda la vostra elaborazione statistica. Allora vedete, questa statistica descrittiva, che oggettivamente è la parte più semplice della statistica, non è per nulla difficile da comprendere. Basta ragionare su questi elementi che vi ho dato. Ci sono dubbi su tutto questo, domande? Allora vediamo invece la statistica inferenziale. Prima di parlare di statistica inferenziale vorrei farvi notare che i dati statistici possono essere di vario tipo e li classifichiamo in questo modo. Chiamiamole variabili statistiche, cioè i dati, continue o discrete. La variabile continua è una variabile che può assumere qualunque valore in un dato intervallo. Per esempio, l'altezza di una persona è un qualunque valore fra l'altezza della persona più bassa e l'altezza della persona più alta. Molto spesso lo esprimete in centimetri, ma se voleste scendere ai mezzi centimetri o ai millimetri o a quanto volete, questa altezza potrebbe assumere qualunque valore. Le variabili discrete, invece, possono assumere solo certi valori e possono essere ulteriormente suddivise in variabili ordinali, cioè una variabile è ordinale se può assumere solo un valore discreto, ma questi valori possono essere ordinati in modo crescente o decrescente. Per esempio, se noi stabiliamo che il peso corporeo di una persona può essere inferiore alla norma, normale, superiore alla norma, o addirittura può essere molto superiore alla norma, chiameremo questa persona sottopeso, normopeso, sovrappeso o obesa. Queste sono variabili discrete, cioè non potete essere sottopeso, virgola 3, o siete sottopeso o siete normopeso, però possono essere messe su una scala crescente. Chiaro che una persona sottopeso, a parità di altre condizioni, pesa meno della normopeso e via dicendo. Viceversa, ci sono le variabili discrete nominali, cioè in cui si danno solo dei nomi e non è possibile ordinare questi nomi su una scala. Se voi se prendete in considerazione degli atleti, per esempio, li suddividete in corridori, saltatori, lanciatori, nuotatori, non potete dire chi viene prima e chi viene dopo. Potete solo dire che ciascun atleta cade in una categoria, o magari in più di una di esse, se magari corre e nuota, o fa altre cose contemporaneamente. Perché vi sto mostrando questo piccolo diagramma? Per dirvi che la statistica non si occupa necessariamente solo di numeri. I numeri sono la gran parte della statistica, ovviamente, ma la statistica può utilizzare dati che non sono numerici. Una variabile discreta nominale non è fatta di numeri, può essere però riportata a numeri. Vedremo come si fa. Ma tenete presente che potete utilizzare la statistica per valutare essenzialmente ogni sorta di dati. Allora, di nuovo, un altro grafico che cerca di dimostrarvi in una semplice suddivisione in tre in cosa consiste la statistica inferenziale. Questo di nuovo ha lo scopo di illustrare il fatto che la statistica non è una giungla semi-esplorata di un'infinità di tecniche, di teorie, di formule, di diagrammi. In effetti è composta di
alcuni grandi capitoli discreti, le cui caratteristiche fondamentali sono la portata della mente e della memoria di tutti, non c'è bisogno di profondi studi. La statistica inferenziale fa fondamentalmente tre cose: ricerca correlazioni fra dati, oppure fa stime, vediamo poi di cose, oppure fa verifica di ipotesi. Correlazione. Questo grafico rappresenta degli oggetti che hanno due caratteristiche rappresentate da altrettante variabili, la variabile 1 e la variabile 2. Che cosa siano non ci interessa saperlo. Quello che vediamo già a colpo d'occhio è che la variabile 1 e la variabile 2 sono correlate. Al salire dell'una sale anche l'altra. In effetti la correlazione in statistica è la capacità di predire il valore di una variabile in base al valore di un'altra variabile. Voi vedete qui che io con buona approssimazione posso predire qual è il valore della variabile 2 conoscendo la variabile 1, o viceversa. Perché? Perché i valori si distribuiscono in maniera piuttosto regolare ed uniforme. Quindi se voi mi dite in questo oggetto la variabile 1 ha un valore di 1,75, un valore che non è rappresentato su questo grafico, io vi posso dire con buona approssimazione che il valore della variabile 2 sarà circa 175. Non mi sbaglierò di molto. Il motivo per cui posso fare questo è che i miei dati, le mie due variabili, sono correlate fra loro. Dall'una posso dedurre, con maggiore o minore approssimazione, l'altra, a seconda del grado di correlazione. Ora, questo l'ho fatto normalmente semplicemente valutando a occhio questo diagramma. C'è un metodo statistico per fare le cose migliori, probabilmente alcuni di voi lo conoscono, probabilmente alcuni di voi l'hanno usato in laboratorio, perché si usa molto spesso in una certa circostanza, in certe circostanze. Sapete qual è l'operazione statistica che si può fare per trovare qual è l'esatta correlazione fra questi dati? La retta, sì, la retta. L'operazione si chiama regressione lineare, il calcolo della regressione lineare. In che cosa consiste? Consiste nel tracciare la retta che minimizza la distanza media dei dati dalla retta stessa. In altre parole, questa è la media per cui la distanza di la distanza di tutti i dati dalla retta è minima. Se l'avessi disegnata in qualunque altro modo, almeno una parte dei dati avrebbe aumentato la distanza dalla retta e il risultato sarebbe stato la media della distanza dei dati sarebbe stato superiore. Bene. Questa retta può essere calcolata, può essere quindi descritta da un'equazione, in questo caso y uguale 102,87x meno 2,084,086, può essere corredata da un R quadro, il quale è espressione del grado di correlazione. Una correlazione perfetta tra due variabili dà un R quadro pari a 1. In altre parole, tutti questi punti sarebbero esattamente sulla retta invece che nelle sue vicinanze. Un R quadro di 0,990 è comunque un'eccellente correlazione e vi dice che in effetti la correlazione tra variabile 1 e variabile 2 è molto elevata. A cosa vi serve questo? L'abbiamo già incontrato in una lezione precedente. Ricordate quando abbiamo fatto una scala di valori di densità, di quantità note di una proteina su un Western blot? E avevamo creato una retta di questo genere. E poi su questa retta avevamo riportato i valori ignoti, cioè altre bande di cui conoscevamo l'intensità, ma di cui non conoscevamo la corrispondente quantità di proteina contenuta. Proprio perché c'era una ottima correlazione fra i dati di densità e i dati di quantità di proteina, abbiamo potuto fare l'operazione che dicevo prima: data una certa densità della banda, potevo dedurne quale fosse la quantità di proteina corrispondente. Bene, questo è molto interessante. A qualcuno è capitato di utilizzare la regressione lineare in laboratorio? A te? Per che cosa?
per quantificare le proteine, esattamente, l'uso più comune che si fa nel laboratorio di biologia molecolare. Si usa un metodo come il Bradford per quantificare le proteine prima di caricare un Western blot. Quello che si fa di solito su un Western blot, in cui si caricano vari campioni, è caricare la stessa quantità di proteine di ciascun campione, in modo che poi i risultati possano essere direttamente comparati con l'uno. Per caricare la stessa quantità di proteine in campioni che hanno una concentrazione di proteine variabili, bisogna prima determinare qual è questa concentrazione. Allora si fa una scala di riferimento che ha un aspetto di questo genere, qui avete la lettura dello spettrofotometro, qui la concentrazione di proteine, e poi si riportano i valori di ciascun campione su questa scala di riferimento e si determinano i campioni, che concentrazione di proteine hanno e quindi come devono essere caricati su questo. Se un campione ha una concentrazione doppia di un altro, ne caricherò la metà, in questo modo caricherò la stessa quantità di proteine. Questo lo aggiungo soltanto per spiegare di che cosa parla il vostro collega, capiterà forse a tutte voi di imbattervi in una situazione di questo genere. Proprio perché è una situazione molto comune, può essere interessante osservare le proprietà di questa retta, alcune proprietà di questa retta. Allora, prima di tutto va detto che voi una retta di regressione lineare la potete sempre calcolare, anche a sproposito. Immaginate che io qui avessi una miriade di punti lanciati a caso, quindi che in realtà non hanno nessuna correlazione tra loro, ho semplicemente lanciato una serie di palline sullo schermo e questi sono attaccati dove cadevano. Io posso comunque calcolare una retta di regressione lineare. Ci sarà una retta che minimizza la distanza media dei punti, delle palline della retta stessa. Questo non vuol dire che esista alcuna correlazione tra i dati. Abbiamo detto che la posizione delle palline è assolutamente casuale. Quindi voi siete autorizzati a fare questa operazione, a calcolare una retta di regressione lineare, solo se sapete a priori che i dati sono correlati tra loro. E non per stabilire se lo sono, perché una retta la troverete sempre e comunque. Siccome voi sapete a priori che c'è una correlazione fra lettura dello spettrofotometro e concentrazione di proteine, allora potete fare una retta di regressione lineare. Un'altra caratteristica importante di questa retta è che si comporta come un'altalena di quelli a perno centrale, sapete quella in cui i due bambini si siedono uno all'estremità uno all'altro e vanno su e giù, cioè ruota intorno al suo punto di centro, che potrebbe essere soltanto una curiosità, se non che c'è un portato interessante di questo, una cosa da tenere ben presente, e cioè che la retta si sposta tanto più diciamo l'influenza dei punti sull'inclinazione della retta è tanto maggiore quanto più distanti sono dal suo centro. In altre parole, i punti all'estremità pesano molto di più di quelli che sono vicini al fulcro della retta, esattamente come accade per dei bambini che se si avvicinassero al fulcro dell'altalena avrebbero perfino difficoltà a muoverla. Vediamo un esempio. Questi sono il primo insieme di dati. Ora faccio un'operazione, riduco questo dato qua giù di 50, solo quello, tutti gli altri rimangono identici. Guardate cosa fa la retta, si inclina di molto, ho variato un solo dato, quindi questo dato ha un effetto spropositato sulla retta. E voi direte, bene, buono a sapersi, ma allora? Ecco, c'è una cosa da tenere presente, che quando lui calcola la sua retta per la concentrazione proteica deve stare attento a quello che fa. Lui potrebbe essere tentato di mettere dei punti molto bassi, una concentrazione proteica molto molto bassa e una molto molto alta, perché dice, perché non estendere la finestra di utilizzo della mia retta? Tutto sommato, se ho un campione molto povero riuscirò a collocarlo da qualche parte sulla retta, se ho un campione molto ricco pure, tanto vale che faccia una retta molto estesa. Ma il metodo, il Bradford, quello che lui utilizza per calcolare la concentrazione proteica,
ha un range lineare, un intervallo lineare, abbiamo visto in una passata lezione che cos'è, ristretto. Oltre un certo limite la risposta non è più lineare, oltre un certo limite va sostanzialmente a zero, oltre un certo limite sostanzialmente si appiattisce. Allora, se lui calcolasse una concentrazione proteica di, diciamo, adesso questi sono numeri messi a caso, diciamo che lui per estendere questa vetta vuole calcolare il punto corrispondente a una concentrazione proteica di 4, che sarà più o meno qui. Il suo punto probabilmente cadrà qui, a questa altezza. Cioè la vetta fa qualcosa di questo genere. Mi sto spiegando? Se voi fate dipendere la regressione lineare da quel punto, questa vetta si inclinerà molto fortemente verso il basso, falsando tutti gli altri punti, cioè falsando quelli su cui effettivamente potete contare, perché si trova nel range lineare, ma lì avete completamente squilibrato la retta. Quindi bisogna stare attenti che effettivamente i punti si allineino fra loro, se non lo fanno, escludeteli. Questo è un caso in cui non solo è legittimo, è doveroso escludere un dato estremo, perché altrimenti falsa tutto il valore complessivo dei vostri dati. Controprova. Torniamo alla situazione originaria, ecco, questa è la posizione sui dati originali della corrispondente posizione della retta di regressione lineare. Questa volta invece di modificare il valore di un dato estremo, modifico quello di un dato piuttosto centrale e riduco questo della stessa quantità di 50. Guardate che cosa succede. Ah no, era questo punto. Vedete, la retta non cambia inclinazione, si abbassa, pina leggermente verso il basso. E voi direte, bah, è più grave, è meno grave? Che ne pensate? Rispetto alla situazione prima in cui invece cambiava l'inclinazione della retta, qui cambia semplicemente, c'è uno spostamento parallelo. Cos'è più grave? Il primo errore o il secondo? Non è proprio immediato. Se aveste un po' di tempo e calma per ragionare, probabilmente ce l'avreste. Lui ci prova. Tanto al 50% di probabilità di indovinare. Allora, volevo rispondere... uguale, cioè dipende da quanto si abbassa il punto, perché poi la distanza dai punti dalla retta, no non è uguale, uno dei due errori è più grave dell'altro. Il primo è più grave, vi spiego perché. In questo caso in cui la retta si è solo di un po' abbassata verso il basso, voi sostanzialmente avete la stessa inclinazione, quindi commettete un piccolo errore, ma sempre lo stesso, su tutto l'intervallo considerato dalla retta. Sì, sottostimerete leggermente la concentrazione proteica in ogni caso, ma la sottostimate sempre della stessa proporzione. Quindi i campioni saranno alla fine uguali fra loro. Voi penserete di aver caricato, non so, 40 microgrammi di proteine, invece ne avete caricate 39 del campione, ma saranno comunque tutti uguali. Se invece voi utilizzate una retta di cui sia cambiata l'inclinazione, i campioni che si trovano agli estremi di questa retta, i campioni reali, quelli che caricano di questa, saranno fortemente falsati. Quelli di qua saranno fortemente sovrastimati e quelli di là fortemente sottostimati. Quindi varierete le proporzioni tra questi campioni. Ecco, ricordatevi questo giochino, l'ho scoperto non moltissimo tempo fa. Questo aspetto del punto centrale della retta è molto importante e aiuta a ricordare come si comporta la retta e quali errori bisogna evitare. Bene, questa è una correlazione lineare fra due variabili. La correlazione non deve essere necessariamente lineare. Abbiamo visto, quando abbiamo parlato della curva di risposta di uno strumento di misurazione, abbiamo mostrato che queste curve possono essere di varia forma. E la curva di risposta altro non è che una associazione fra due variabili, la variabile vera che state misurando e la risposta dello strumento che è espressa da un'altra variabile. Nel caso di realtà in PCR abbiamo detto la variabile vera è
il numero di molecole di RNA messaggero che considerate, la variabile misurata è la fluorescenza del fluorone. In questo caso, più propriamente, parliamo di associazione piuttosto di correlazione. La correlazione si riferisce a una correlazione lineare fra due variabili, ancorché non perfetta, ma comunque lineare. In una situazione di questo genere invece abbiamo una associazione non lineare. È comunque possibile tracciare e spesso calcolare una curva, però questi sono calcoli più complessi e dovete avere a priori un'idea di che forma deve avere questa curva, che può sembrare molto strano, ma è la stessa cosa che vi ho chiesto prima per la retta. Voi non potete tracciare una retta alla cieca, dovete avere l'idea che sia una retta, che ci sia una correlazione lineare fra le due variabili che prendete in considerazione. Se non lo sapete, non lo fate. Lo stesso qui, se non sapete che forma deve avere questa curva, non tracciate la curva, perché potreste sbagliare. Nei programmi di statistica, Excel incluso, che io perdoni, ci sono una serie di bottoncini già pronti in cui dice qual vuoi la curva, quadratica, cubica, la vuoi così, la vuoi cosà, poi scegliete e ne trovate una che si attaglia piuttosto bene ai vostri dati. In realtà state facendo un'operazione sostanzialmente casuale se non avete già un'idea a priori di quale forma dovrebbe avere la vostra curva. Molto meglio allora semplicemente congiungere i dati con dei segmenti e dire questo è l'andamento dei miei dati, ed è tutto quello che posso dire, addirittura non congiungerli affatti e rappresentare solo le palline sul grafico. Ricordate nel diagramma della statistica inferenziale avevamo tre cose: avevamo la correlazione, il secondo ambito di applicazione della statistica inferenziale era la stima. Stima di cosa? Stima dei valori di una certa variabile in una popolazione a partire da un campione della popolazione stessa. Questa è una situazione molto frequente. Vi succederà spessissimo di avere una popolazione di oggetti molto numerosa. In statistica spesso si assume che questa popolazione sia infinita. Se per esempio considerate, non so, una qualunque cosa, il valore di emoglobinemia degli esseri umani. Gli esseri umani sono 7 miliardi e mezzo, potete considerare tranquillamente questa come una popolazione a tutti gli effetti pratici infinita. La concentrazione dell'emoglobina nel sangue avrà un certo andamento che voi non conoscete nella popolazione di là, né potete conoscerlo perché non potete misurare l'emoglobinemia in ciascun individuo sulla Terra. Quindi quello che potete fare, se vi interessa sapere come è distribuita l'emoglobinemia in una popolazione umana, è campionare questa popolazione. Che cosa vuol dire campionare? Prendere un certo numero di individui da questa popolazione, effettuare la misurazione e da questa inferire, statistica inferenziale, qual è la distribuzione del valore nella popolazione nel suo complesso. Come deve essere preso il campione? Deve essere un campione rappresentativo. In altre parole, deve essere un campione casuale. Se voi, mescolate tutti i nomi di un elenco telefonico in urna e poi ne estraete alcuni a caso, ecco, questo è un campionamento casuale della popolazione. Escludete magari le persone che non hanno un telefono, che non sono sull'elenco telefonico, quindi la casualità di un campione non è facile da ottenere, in molti casi è impossibile, si possono fare solo delle approssimazioni, ma diciamo che in statistica voi considerate che il vostro campione sia rappresentativo della popolazione nel suo complesso e che la rappresenta. Dato questo per assunto, bisogna capire come facciamo, a partire dai dati del campione che conosciamo, a determinare le corrispondenti variabili nella popolazione. Allora vediamo una situazione di questo genere. Supponiamo che io stia cercando di determinare qual è la lunghezza delle anguille in un fiume. Non so perché mi viene questo esempio strano, ma è venuto. Che cosa farò?
catturerò un po' di anguille nel fiume. Cercherò di essere cauto, cioè cercherò di fare in modo che il mio campione sia rappresentativo. In altre parole, non pescherò tutte le anguille che trovo qui davanti ai miei piedi, perché magari quelle che passano da qui rappresentano una sottopopolazione particolare. Oppure starò ben attento a non catturare solo anguille adulte, se ne pesco una piccola la ributto al fiume, perché ovviamente mi falserebbe la mente, e via via dicendo. Prenderò una serie di precauzioni per fare in modo che il mio campione di anguille sia rappresentativo. Le misurerò e troverò una serie di lunghezze. Potrò naturalmente stabilire una media e una deviazione standard di queste lunghezze. Ora, il problema è che queste sono medie di deviazione standard del mio campione. Quali sono le corrispondenti media di deviazione standard della popolazione? Evidentemente non posso saperlo, ma posso inferirlo da questo campione. Come faccio? Ci sono vari metodi. Uno comunemente usato è quello di stabilire l'intervallo di confidenza, o intervallo di fiducia, sarebbe meglio chiamarlo. L'intervallo di confidenza viene dall'inglese confidence, in italiano sarebbe l'intervallo di fiducia. Due termini in realtà vengono utilizzati indifferentemente. Che cosa vuol dire intervallo di confidenza? Ho la media del mio campione e voglio sapere quanto questa media è distante dalla media reale della popolazione. La media reale della popolazione non posso conoscerla. Quindi la distanza della media del campione da quella della popolazione posso solo inferirla con un certo grado di probabilità, mai con certezza. Quindi dirò, con un grado di probabilità che io determino, a seconda del mio interesse nell'essere sicuro della mia inferenza, la media reale cadrà un intervallo più o meno tot dalla media del campione. Come faccio questo calcolo? L'intervallo di confidenza è uguale alla media del campione più o meno t, ora vediamo che cos'è t, moltiplicato deviazione standard fratto radice di n, numero di elementi del campione. Cioè 1,01 mai del mio campione più o meno t, che moltiplica 0,04, la deviazione standard, diviso radice di 7, l'n del mio campione. Che cos'è t? T è, ritrova in apposite tabelle, di nuovo più modernamente basta premere un pulsante sul computer e vi dice quale t, anzi neppure ti dice quale t, fa direttamente il calcolo e vi dà la risposta. Quindi di nuovo non vi affaticate, per carità, se volete anche lavorare sui numeri e sulle formule, questo va molto bene. Se uno conosce la formula capisce anche meglio il significato di certe grandezze, di certi indici, di certe variabili. Ma a fini pratici, per cominciare, per lavorare su situazioni semplici, le formule non servono, anzi possono complicare le idee, quindi è legittimo ignorarle. Come si usa questa tabella, ammesso che vogliate usarne una? Innanzitutto dovete chiedervi se la media della popolazione può differire da quella del campione solo in una direzione o entrambe. In altre parole, può essere solo più grande o solo più piccola di quella del vostro campione, o può essere tanto più grande quanto più piccola. Nel caso in esame può essere sia più grande che più piccola. Non abbiamo motivo di supporre che il nostro campione sia estremo rispetto alla media, anzi immaginiamo che sia più o meno simile alla media, che quindi la media reale si trovi di qua o di là dalla media del campione. Quindi prendiamo questo riferimento qui, two-sided, invece che, cioè due lati invece che un lato. Qui che cosa troviamo? La fiducia, la confidenza che vogliamo avere nella nostra inferenza. Spesso scegliamo il 95%. Cioè vogliamo dire, io adesso calcolerò un intervallo più o meno la media del mio campione,
cioè media di campione più o meno questo intervallo, all'interno del quale col 95% di probabilità ricade la media reale della popolazione. Se voglio essere più sicuro posso chiedere che vi ricade con 99% di probabilità, o se volete con 999.000, quanto volete. Chiaro che più volete essere sicuri più l'intervallo si allargherà, quindi maggiore sarà l'incertezza. Sarete sicuri, più sicuri che la media reale cada nell'intervallo, ma questo intervallo sarà molto grande. Comunque, diciamo che scegliamo una confidenza del 95% e dobbiamo scendere alla riga che indica il nostro n-1, il numero di campioni, di numero di dati che abbiamo, di elementi che abbiamo nel nostro campione, meno 1. Quindi sono 7 elementi, 6, incrociamo con il 95% e otteniamo 2,447. Inseriamo nella formula e otteniamo che l'intervallo di fiducia è 1,01 più o meno 0,037. Quindi se approssimiamo questo a 0,04, diciamo che la media della popolazione con 95% di probabilità cade fra 0,97 e 1,0. D'accordo? Ecco, questo è un metodo, molto di base, che a partire dal campione vi consente di stimare qual è la media vera della popolazione a cui il campione si riferisce. Un metodo simile, i calcoli sono un pochino più complicati, ma ancora una volta i calcoli non li fate voi, lo potete utilizzare per una serie di punti, per una curva in realtà. Voi potete disegnare una curva, quindi per esempio una curva che rappresenta l'associazione fra questi punti, abbiamo visto prima, associazione fra età e probabilità di non so cosa, evento predetto. Potrebbe essere, la forma della curva potrebbe essere incidenza dei tumori, più o meno va così. Però di nuovo, questo è un diagramma che ho preso su internet, non so esattamente a cosa si riferisca, né ci interessa saperlo. Quello che prendiamo in considerazione qui è che abbiamo due variabili, età e qualcos'altro, e che al crescere dell'età questo qualcos'altro cresce anch'esso, e che siamo in grado di stabilire una certa curva, una certa associazione fra i valori dell'età e di questo qualcos'altro. Di più, siamo in grado di stabilire per ogni punto della curva qual è l'intervallo di confidenza. Per questo punto della curva l'intervallo di confidenza è questo. Per questo punto della curva l'intervallo di confidenza è questo. Per questo punto della curva l'intervallo di confidenza è questo. Quindi vedete che lo stesso tipo di tecnica è applicabile non solo a valori singoli, ma a un andamento di valori o a un'associazione fra valori a curve e così via. Queste tecniche sono molto comuni, molto semplici, di nuovo non c'è bisogno di essere molto versati in statistica per applicarle, basta avere qualche programma informatico in grado di utilizzare queste tecniche. Terza ed ultima branca principale della statistica inferenziale: verifica di ipotesi. Ricordate probabilmente questa diapositiva, l'abbiamo mostrata, l'abbiamo considerata quando parlavamo di due strumenti che ci davano due misurazioni, due misure leggermente diverse. Alla ripetizione della misurazione ottenevamo con uno strumento una media di 67 e uno con l'altro una media di 68, e questo poteva essere raffigurato anche in questo modo. Abbiamo detto a suo tempo che i due strumenti avevano uguale precisione, cioè la dispersione delle varie misurazioni era la stessa, che è rappresentato dal fatto che le due distribuzioni gaussiane, queste sono vere gaussiane, sono sovrapponibili fra loro. Ma le loro medie sono diverse.
Ora immaginiamo che qui la situazione sia diversa, cioè non stiamo confrontando i risultati ottenuti con due strumenti, ma i risultati ottenuti su due popolazioni di soggetti trattati in due modi diversi. In altre parole, stiamo facendo un esperimento, stiamo alterando i nostri soggetti di osservazione in un modo predicibile, sistematico, in un modo definito, non predicibile, per vedere che effetto otteniamo. L'effetto è rappresentato dalla media della misurazione del conto. Allora diciamo che la popolazione di controllo ci dà una media di 67 e la popolazione trattata una media di 68. La domanda è: questa differenza sarà reale o sarà una mera fluttuazione statistica, come si dice? Ripetendo le misurazioni più volte potremmo trovare che le differenze si annullano, si scambiano, si tratta semplicemente di casualità. Tutto sommato la differenza è piccola, il dubbio è legittimo. Stiamo guardando una vera differenza fra controllo e trattamento o stiamo guardando a semplici errori di misurazione? Bene, la verifica di ipotesi proprio a questo serve, a determinare, con una probabilità che di nuovo scegliete voi, quanto è probabile che queste due popolazioni di dati differiscano realmente, cioè rappresentino una vera differenza piuttosto che una casuale differenza di dati di misurazione. Allora, qui c'è bisogno di un minimo di attenzione per capire un qualcosa che è leggermente controintuitivo. Per convenzione, la verifica di ipotesi tra due insiemi di dati assume che i due insiemi non siano diversi. Cioè assume l'ipotesi nulla. La differenza tra le due distribuzioni o medie è casuale. Sì, c'è una differenza, ma è dovuta al caso. Se voi lo ripetete, vedete che la differenza sarà diversa. Se lo rivedete un numero sufficiente di volte, le differenze si azzereranno, le due medie coincideranno. Questa è l'ipotesi nulla. Se l'ipotesi nulla viene rigettata, allora non rimane che l'ipotesi alternativa, cioè le due distribuzioni o medie, sono effettivamente diverse. Noi naturalmente ragioniamo al contrario, quando vediamo una situazione di questo genere di solito siamo interessati a dire che le medie sono effettivamente diverse. Vogliamo dimostrare che lo sono. Ma la statistica per convenzione ragiona al contrario. E cioè il test serve a confermare o rigettare l'ipotesi nulla, che non siano diverse. Di nuovo, queste sono le medie, vediamo da quali dati derivano. Naturalmente, appunto, nel tracciare queste curve abbiamo ridotto l'informazione in questo caso non l'avevamo buttata via, adesso la recupero. Queste curve sono state tracciate utilizzando questo insieme di dati. Questo è un insieme troppo piccolo, ci serve soltanto per fare un esempio. Queste curve sono troppo lisce, derivano sicuramente da parecchie decine di dati, ma per scopi esemplificativi possiamo usare questi come dati di derivazione di queste curve. Bene, entrambe le colonne di dati avranno una loro media, una loro derivazione standard e un n. Vedete che la media naturalmente è diversa, 67 e 68, vedete che la derivazione standard è la stessa. Perché? Perché abbiamo detto che le due curve sono sovrapponibili, non importa quale sia la loro media. La distanza media dei dati dalla relativa media sarà la stessa per le due curve. Lo stesso dicasi, in questo caso casualmente, non è obbligatorio che sia così, per n, si tratta di 14 dati per ciascuna dei due insiemi di dati. Utilizziamo il test T di Student, un altro test molto famoso, molto comunemente usato. Ho fatto una rapida ricerca su Google e ho trovato uno di tanti siti in cui potete effettuare il T di Student semplicemente copiando e incollando i dati e chiedendogli: dimmi se la differenza è significativa o meno.
di nuovo correttamente dovreste dire: dimmi se non è vero che i due insiemi di dati siano la stessa cosa. L'importante è avere ben chiaro questo concetto, perché sennò poi nel leggere ragionamenti statistici ci si imbroglia. Utilizziamo il T di student e troviamo che l'ipotesi nulla, cioè l'ipotesi che i due insiemi di dati non siano diversi gli uni dagli altri, è rigettata con un P pari a 0,0170. P l'avrete incontrato molte volte. P è appunto l'espressione della probabilità che i due insiemi di dati non differiscano. La probabilità che i due dati non differiscano è poco meno del 2%, 0,001, vuol dire 1%, se siamo a 0,0017, quindi diciamo 2%, la probabilità che i due dati non differiscano è inferiore al 2%. Che cosa ne dico? Che probabilmente in effetti i due insiemi di dati differiscono, quindi rigetto l'ipotesi nulla e do per buona l'ipotesi alternativa. I due insiemi di dati differiscono. Ma differiscono a che condizione? Che io accetti questo livello di confidenza, questo livello di fiducia. In altre parole, io dico l'ipotesi nulla è rigettata per P minore di 0,05, ma non per P minore di 0,01. Lo so, è un pochino difficile, vediamo che cosa significa. P minore di 0,05 e P minore di 0,01 sono entità storiche, se vogliamo. Vedete, ormai, poiché i calcoli li fa un computer, il computer mi dice qual è il valore esatto di P. Un tempo i calcoli statistici, che sono pesanti, era difficile farli a mano, perché per un calcolo così banale bisognava lavorare una mezz'ora. Quando il calcolo era veramente importante, sapete come si faceva? Si usavano computer umani, cioè si mettevano tante persone, più spesso donne, perché sono accurate e costano meno, costavano meno, anche oggi costano meno troppo, e si mettevano in fila a fare calcoli, i calcoli dell'una passavano all'altra, che faceva un altro pezzo di calcolo, e passavano all'altra e così via. E dietro c'erano alcuni sorveglianti che controllavano che i calcoli stessero facendo accuratamente. E alla fine si otteneva il risultato di una lunga serie di calcoli. Ora capite che questo sistema era molto oneroso, costoso e inevitabilmente comunque prono ad errore, perché per quanta attenzione si mettesse tutta questa serie di calcoli poteva contenere qualche errore. Quindi di solito si faceva riferimento a tabelle come quella del T che vi ho mostrato prima. I calcoli erano stati fatti una volta per tutte e si trovava sulla tabella il valore di P. Allora sulla tabella non c'era l'infinito numero di valori che P poteva assumere, c'era P è maggiore o minore di 0,05, P è maggiore o minore di 0,01, P è maggiore o minore di 0,001 e così via. Quindi spesso, ancora oggi, ci si riferisce alla fiducia che abbiamo in un certo risultato dicendo è vero per P minore di 0,05 oppure è vero per P minore di 0,01. Questa è l'origine storica di questo modo di rappresentare P. Di nuovo, ribadiamo che cosa rappresenta P. P rappresenta, in modo un po' convoluto, mi sarebbe più semplice dire 1%, invece diciamo 0,01, sapendo che la certezza in statistica è 1. Quindi 0,01 rappresenta un centesimo di tutte le probabilità. D'accordo? Allora, se noi chiediamo che il nostro dato, il nostro rigettare l'ipotesi nulla, sia valido con una probabilità del 95%, cioè per P minore di 0,05, P deve essere minore di 0,05 per rigettare l'ipotesi nulla, siccome questo P è minore di 0,05, effettivamente possiamo rigettare l'ipotesi nulla, vuol dire che queste due distribuzioni sono diverse. Se vogliamo essere però più sicuri, e chiediamo che P sia minore di 0,01,
allora non possiamo rigettare l'ipotesi nulla. E quindi diciamo che la differenza non è significativa per P minore di 0,02. È sufficientemente chiaro? Ho visto qualche sì convinto e qualche espressione dubbiosa. Prego. Quindi P è la probabilità che i due insiemi effettivamente siano lo stesso insieme? Sì. Ok. Esattamente. Di nuovo, perché i test di verifica di ipotesi ragionano al contrario. Voi di solito volete dire che i due insiemi sono diversi, ma i test verificano l'ipotesi che siano invece uguali. Ipotesi uguali. Notate che questi test verificano l'ipotesi nulla, in altre parole vi servono a verificare la possibilità che i due insiemi siano diversi. Se invece voi volete dimostrare che sono in effetti uguali, ancorché sembrino diversi, dovete usare degli altri test, non questi. Ma questa è una evidenza molto più infrequente, quindi non la facciamo. Allora, detto questo, se abbiamo capito questi elementi di base, cioè, fondamentalmente un test di verifica determina con quale probabilità possiamo rigettare l'ipotesi nulla, che i due insiemi di dati siano la stessa cosa, partendo dalla stessa proporzione. Se abbiamo capito questo, abbiamo capito tutti i test di significatività statistica fra due insiemi di dati. Perché? Tutti i test di significatività statistica funzionano esattamente nello stesso modo, quello appena descritto. Questa è la traduzione di una frase che ho trovato sul blog di uno statistico che si intitola più o meno "Perché rendiamo la statistica così difficile per i nostri studenti?" Perché di solito quando si parla di test statistici di questo tipo si cominciano a numerare tutta una serie di test statistici, loro varianti e correzioni, e rapidamente il povero studente si perde in questa giungla di test senza capire che fanno tutti la stessa cosa e che una volta acquisito il principio di base poi si tratta solo di capire quale specifico test va applicato al proprio insieme di dati sulla base delle caratteristiche dell'insieme di dati. E allora vi faccio vedere una tabella che è puramente semplificativa, non la utilizzate mai per fare i calcoli, ma che vi mostra il concetto di come si sceglie il test statistico da utilizzare per verificare l'ipotesi che vi interessa. Allora, di nuovo, voi avete due insiemi di dati, volete stabilire se sono diversi o no. Statisticamente parlando, volete rigettare l'ipotesi nulla, che i due insiemi di dati siano uguali. Allora, avete una serie di test, qui ne sono elencati 4. Test del T-quadro, il test T di Student, il test ANOVA, il test di Mann-Whitney e potrei continuare ancora con decine di altri test. Quello che dovete sapere è qual è il campo di applicazione di questi test, questa colonna, e quali sono i requisiti dei dati per poter applicare il relativo test. Nella maggior parte dei casi voi avete a che fare sempre con lo stesso tipo di dati, quindi dovete conoscere due o tre test, questo è quello che vi serve. Se invece avete una varietà un po' più abbondante di dati, sì, dovete conoscere una decina di test diversi, ma tutto sommato è un'impresa facilissima e dopo un po' vi verrà assolutamente automatico dire qual è il test da applicare in una determinata circostanza. All'inizio potete ben chiedere a qualcuno che sia un po' più ferrato in statistica, se possibile al primo statistico che trovate nelle circostanze, e avere una maggior certezza della scelta che trovate. Vediamo. Test del T-quadro. Campo di applicazione. Confronto fra proporzioni o percentuali in due popolazioni. Il test del T-quadro si applica appunto quando state confrontando delle percentuali, cioè si applica per esempio anche a popolazioni di dati nominali. Abbiamo fatto l'esempio degli atleti prima. Voi potete confrontare la percentuale di saltatori in un insieme di atleti rispetto a un altro insieme di atleti. Ci sono più saltatori in questa popolazione o in quest'altra? E le due popolazioni differiscono o no significativamente da un punto di vista statistico? Utilizzate il test del T-quadro
Il requisito per poterlo utilizzare è che tutte le frequenze siano maggiori di 5, in altre parole, se avete saltatori 3 nella vostra popolazione, di cui qua ricordate dei risultati falsi, che il numero totale di osservazioni sia maggiore di 30, cioè la vostra popolazione deve contenere almeno 30 atleti, e che i dati siano indipendenti, nessun elemento appartiene a due sottopopolazioni. Se state confrontando due sottopopolazioni non potete avere la stessa persona che appartiene ad entrambe, perché questo falsa le proporzioni. Quindi vedete, si tratta soltanto di recuperare una tabella solo un pochino più elaborata di questo e di verificare se i requisiti si attaglino alle popolazioni che state confrontando e se il campo di applicazione sia appropriato. Distribuzione, l'abbiamo visto, confronto fra due medie, quello che abbiamo fatto poco fa, richiede una distribuzione normale, una condizione che sussisteva, abbiamo detto che erano due gaussiane quelle che stavamo confrontando, non l'ho rimarcato in quel momento, ma l'applicazione del T-Student era consentito dalla normalità delle due distribuzioni. Esistono varianti e correzioni del T-Student che si applicano quando le due popolazioni non sono invece distribuite normalmente, quindi l'ambito di applicazione di T-Student, cioè i requisiti di applicazione di T-Student sono anche più ampi. La nova fa il confronto fra tre o più medie. Nella sua forma più semplice fa una cosa che sembra un po' strana. Voi vi date in pasto, che so, 20 medie diverse, e la nova vi dice: fra tutte queste medie ce ne sono almeno due che differiscono statisticamente, ma non vi dice quali. E allora dite: che strano testa, a che serve? Serve per dare una prima sgrossata ai vostri dati. Se la nuova vi dice non c'è alcuna differenza significativa, è inutile che facciate i test fra tutte le popolazioni a due per trovare se c'è qualche differenza. Lo dice già la nuova che non c'è. Se la nuova vi dice c'è almeno una differenza significativa, allora vi mettete lì con la santa pazienza, applicate, che so, il TD Student a ciascuna coppia possibile, trovate quali sono le differenze significative. Di nuovo la nuova ha dei requisiti, la distribuzione normale e le varianze uguali fra i diversi gruppi. Le varianze sono il quadrato della direzione statica. Test di Mann-Whitney, confronto non parametrico fra due campioni indipendenti. Non parametrico è molto importante. Quando i vostri campioni appunto non sono numerici, sono gli esempi che abbiamo fatto prima, normopeso, sovrappeso, saltatore, corridore, ecco, questi sono non parametrici. Voi potete comunque stabilire se due popolazioni sono uguali o no, o se differiscono o meno. La forza dei test non parametrici è che possono essere applicati a qualunque insieme di dati, proprio perché non sono parametrici, non si applicano a numeri. La debolezza è che sono più rilassati, cioè potete essere conferiscono meno certezza alle vostre affermazioni. Quindi, ovunque possibile, usate un test parametrico come il TD Student. Se questo non è possibile, allora utilizzate un test non parametrico. Notate che il Mann-Whitney, per esempio, praticamente non ha requisiti, potete applicarlo sempre, quando volete, le due insieme di dati, qualsivoglia, applicate il Mann-Whitney e stabilite se le differenze sono casuali o meno. Questa è la questione. Quindi ecco, di nuovo, una delle applicazioni correnti, comuni, della statistica, quella che fa un po' più paura, è quella dei test statistici. Si tratta tutto sommato di sciocchezze. Quando avete capito che tutti i test statistici di comparazione tra due gruppi fanno la stessa cosa e che dovete solo capire quale particolare test è applicabile ai vostri dati, il gioco è fatto. Vedete che in un paio d'ore di lezione abbiamo sintetizzato questo pauroso campo della statistica. Vi prendete un libricino piccolo piccolo, ve lo leggete anche solo per piacere, con un minimo di, col giusto punto di vista, con la giusta prospettiva della statistica, è perfino piacevole. Ho letto meno di 2 anni fa, credo, un libro scritto da uno statistico assolutamente esilarante, però è un piacere leggerlo, e avete quello che vi serve per il vostro lavoro di tutti i giorni.
Poi naturalmente ci sono applicazioni molto sofisticate della statistica, queste lasciate ai professionisti, almeno fino a quando non avrete una buona pratica voi, e voi dovreste ben imparare effettivamente manipolazioni statistiche complesse, perché magari vi occorrono frequentemente e ve ne impadronite nella pratica. Pratica, la quale questo è il problema. Normalmente, come abbiamo detto, la pratica della scienza vi viene comunicata dai vostri supervisori, dalle persone più anziane, dalle persone da cui apprendete, dalle persone da cui andate a fare il tirocinio, l'apprendistato, il dottorato, il postdoc e così via. In questo momento c'è però un problema di passaggio. I vostri supervisori, ve l'ho detto prima, è una decina d'anni o poco più che capiamo che nel campo biomedico abbiamo veramente compreso che la statistica deve essere utilizzata, che le scienze biomediche non possono essere lasciate a valutazioni assolutamente soggettive. I vostri predecessori quindi non sono abituati ad usare la statistica, non l'hanno imparata da piccoli, spesso non l'hanno studiata, non sono essi stessi in grado di insegnarla, in molti casi, perché naturalmente ci sono persone che sono in grado di insegnarla e di dimostrare come funziona. Questo crea una difficoltà oggettiva. Questo corso naturalmente ha proprio lo scopo di dispensarvi in parte dall'insegnamento da parte dei vostri supervisori, meglio di aiutarvi nell'acquisirlo meglio. Ma la statistica, non ve lo può insegnare questo corso perché saremmo fuori tema, né in molti casi ve la potranno insegnare i vostri predecessori, deve essere una vostra cura. Siete capitati in un passaggio in cui siete voi a dovervi impegnare a imparare un minimo di statistica per il vostro conto. E per coloro che hanno fatto già l'esame di statistica, non è troppo tardi, si tratta solo di ridargli un'occhiata. Magari alla luce di questa piccola mappa per orientarsi, le cose risultano meno oscure e meno casualmente distribuite in un libro di cui non si capisce niente. Per darvi l'idea dell'entità di questo fatto, nel mio istituto, l'Istituto Superiore di Sanità, diciamo la struttura di cui sono direttore, ha organizzato un corso di statistica per i colleghi grandi, persone di 40-50 anni. E abbiamo fatto il massimo, abbiamo preso la più grande aula disponibile, abbiamo offerto 90 posti per questo corso. Si tratta di un corso organizzato in 6 moduli, cioè in 6 giornate diverse di 3 ore ciascuna, una cosa che insomma richiede tempo, impegno. Su questi 90 posti sapete quanti ne abbiamo coperti? 310, cioè siamo stati sopraffatti da un'ondata di colleghi affermati che pubblicano da anni, che prendono finanziamenti eccetera, che si rendevano conto di non sapere la statistica necessaria per fare il loro lavoro. Questo vi dà un'idea del problema che stiamo attraversando. Questo spero vi convinca a rivedere un momentino quello che avete studiato a proposito della statistica. E con questo aggiungiamo i nostri punti notevoli. Sì, una domanda prima, sul t-test, sì. Dice scritto confronto tra le due medie, ma sì. Io diciamo al software che mi fa il test gli devo fornire tutto l'elenco di dati, sì. Poi lui ricava la media e mi dice se... Certo, se tu gli dai solo due medie, certo. Lui non sa su sì, cosa sì, fare. Sì, era ovvio, però insomma, sì. Cioè, la media è come dicevamo sì, sì. Prima, è un riassunto utile in molti casi ma che cancella molte informazioni, in questo caso proprio la distribuzione dei dati su cui invece il team student si basa. Punti notevoli. La statistica sta assumendo un'importanza sempre maggiore nella ricerca biomedica, non è più possibile ignorarne i rudimenti. Non credo ci sia bisogno di ulteriori commenti. Si possono acquisire gli elementi basilari della statistica con uno sforzo moderato. Non si tratta di un oceano sconfinato. Spero di avervi convinto di questo oggi. Per usare i test statistici appropriati è necessario conoscerne il campo di impiego e i requisiti per applicarli. Per il resto si può usare un software statistico. Non credo che si possa chiedere meno di questo. La statistica è matematica, per usarla bene bisogna praticarla con assiduità, non tanto nel fare i calcoli di nuovo, ma abituarsi a ragionare in termini statistici.
e non è come andare in bicicletta, è come i calcoli da quinta elementare di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Se li ignorate per 20 anni poi ve li scordate, anche se li sapevate fare benissimo alle elementari. Quindi bisogna praticarla con una certa frequenza, una certa assiduità, una certa quotidianità. E questo è tutto per oggi.